del giocatore algerino che poi lancia in direzione di Vardy, e questa è la situazione preferita da Vardy che cerca la battuta. Mamma mia! Gol strepitoso di Jamie Vardy, è il 17° gol dell'anno, ma per qualità tecnica è certamente il più bello. L'attaccante di calcio britannico di cui si parla di più da settimane è sicuramente il 29enne Jamie Vardy. Vardy è un attaccante velocissimo, con un ottimo senso del gol e abituato a pressare gli avversari e aiutare molto la squadra in fase difensiva. Ciò che lo rende speciale è la sua carriera. Fino al 2011 Vardy lavorava in fabbrica, allenandosi solamente di sera. Il suo primo campionato professionistico l'ha disputato a 25 anni, a un'età in cui la stragrande maggioranza dei calciatori ad alto livello ha già 5-6 stagioni da professionista alle spalle. Vardy è nato l'11 gennaio 1987 a Sheffield, una piccola città industriale nel mezzo dell'Inghilterra. Era considerato molto bravo sin da quando era piccolo, a 15 anni giocava nelle giovanili dello Sheffield Wednesday, una storica e rispettata squadra di Premier League per cui faceva anche il tifo. A 16 anni però, quando ancora a sudire era alto 1,40 m, venne scartato perché troppo basso. In un'intervista all'Leicester Mercury, Vardy ha ricordato quel periodo come il punto più basso della sua carriera. Smise di giocare per 8 mesi, si iscrisse al college e contemporaneamente iniziò a lavorare come operaio in un'azienda locale che produceva protesi in fibra di carbonio. Vardy ha ricordato che la voglia di continuare a giocare gli tornò proprio durante una partita fra amici al college. Gli anni seguenti li passò alla Stocksbridge Park Steels, la rappresentativa calcistica dei dipendenti della British Steel, una grossa compagnia siderurgica britannica, dove dal 2007 al 2010 segnò 66 gol nell'equivalente inglese della prima categoria italiana, il terzo torneo per importanza della Lega Dilettanti. Soprattutto all'inizio della sua carriera, Vardy era noto per avere un carattere difficile. Nel 2007, durante la sua prima stagione allo Stocksbridge, venne coinvolto in una rissa in un pub. Lui ha raccontato di essere intervenuto in difesa di un suo amico, che era stato preso in giro perché portava l'apparecchio acustico. Di recente, Alan Beathall, il proprietario dello Stocksbridge, ha ricordato che non attaccò rissa per primo, ma fu lui a concluderla. Vardy fu condannato per violenza privata e per 6 mesi fu costretto a rispettare un coprifuoco che prevedeva che rimanesse in casa dalle 6 del pomeriggio alle 6 di mattina. Per controllare i suoi spostamenti e assicurarsi che non violasse il coprifuoco, le autorità inglesi lo costrinsero ad indossare una cavigliera elettronica. Lui stesso ha raccontato in che modo il coprifuoco e il braccialetto condizionarono quella stagione. Ero in grado lo stesso di giocare a calcio, ma in un paio di occasioni mi toccò scappare fuori dal campo e andare direttamente a casa per evitare di violare il coprifuoco. Mi accompagnavano i miei genitori. Se le partite in trasferta erano troppo lontane, potevo giocare solo un'ora. Dovevo sperare che fossimo in vantaggio, lasciare il campo e tornare in tutta fretta a casa per arrivare in tempo. La cavigliera funzionava da protezione per la caviglia. Non c'era modo di spezzarla, potevi colpirla con un martello e non si rompeva, era indistruttibile. Successivamente Vardy venne notato dall'Halifax, una squadra che giocava in una lega dilettantistica superiore e che nel 2010 lo comprò per 15.000 sterline. Durante un'altra grande stagione, in cui segnò 29 gol in 41 partite, il Wall Street Journal racconta che per 6 volte fu visto dagli osservatori del Fleetwood Town, una squadra della massima serie dilettantistica. Gli osservatori erano tutti molto convinti sul suo conto e nel 2011 Vardy venne acquistato per 150.000 sterline, una cifra altissima per una squadra dilettantistica. In quell'anno Vardy smise di lavorare e per la prima volta riuscì a vivere solamente dei soldi del calcio, con un contratto da circa 7.000 euro al mese. Andrew Pilley, il suo allenatore di allora, ricorda che all'epoca Vardy era ridicolmente veloce e che facendolo giocare gli sembrava di barare. Vardy non durò ancora per molto a quei livelli. Dopo una stagione eccellente in cui segnò 34 gol in 40 partite, nel 2012 venne comprato per 1 milione di sterline dal Leicester City, che in quel momento giocava la Championship, la Serie B inglese. Il suo è tuttora il trasferimento più costoso mai avvenuto per un giocatore della non-league. Attorno a Vardy c'era effettivamente un certo scetticismo. Le squadre inglesi professioniste sono abituate a comprare i giocatori quando ancora sono ragazzini e a farli giocare nelle varie giovanili e nelle apposite squadre per riserve. La prima stagione a Leicester City in effetti non fu facilissima. Vardy segnò solamente 5 gol in 29 partite e la società chiese all'allora allenatore Nigel Pearson di mandarlo a giocare in prestito. Pilley, il suo allenatore al Fleetwood Town, ricorda: finora aveva segnato contro elettricisti, idraulici e postini. La questione era: può farlo lo stesso contro atleti professionisti?
Nell'estate del 2013 Pearson rifiutò di darlo in prestito e nella stagione seguente Vardy iniziò a giocare ad alti livelli. Segnò 16 gol in Championship, il Leicester City venne promosso in Premier League e l'anno successivo riuscì a non retrocedere. Nel suo primo anno in Premier League Vardy giocò bene ma segnò pochino, solo 5 gol. In molti furono sorpresi quando a giugno del 2015 l'allenatore dell'Inghilterra Roy Hodgson lo convocò in nazionale. Da allora Vardy è entrato stabilmente nel giro delle convocazioni. La stagione del 2015-2016 è quella dell'esplosione vera e propria del giocatore. Il Leicester, guidato dall'allenatore italiano Claudio Ranieri, è attualmente primo in Premier League e viene trascinato dai gol dell'attaccante inglese, 22 fino ad ora. Quella del Leicester è probabilmente la più grande impresa calcistica della storia recente. Solo una stagione fa aveva evitato la retrocessione per un soffio. Oggi, con due giornate d'anticipo, le Foxes, così viene nominata la squadra della cittadina nel mezzo dell'Inghilterra, hanno matematicamente vinto la Premier League, con un distacco di 7 punti sul Tottenham, attualmente secondo e a sua volta protagonista di un meraviglioso campionato. L'ingaggio dell'allenatore italiano Claudio Ranieri nell'estate 2015 aveva lasciato giornalisti e tifosi scettici. Tuttavia la stagione dell'Leicester è iniziata molto bene, meglio di qualsiasi altra squadra inglese. Schierata in campo con un 4-4-2, la squadra non tiene molto la palla, ma occupa bene le posizioni in campo. Viene sfruttata l'elevata velocità della squadra, soprattutto quella di Kanté e Mahrez, per impostare contropiedi rapidissimi che in pochi passaggi riescono a portare i giocatori nell'area avversaria. Le tattiche di Ranieri, inizialmente pensati per una squadra che avrebbe dovuto lottare per salvarsi, hanno esaltato pienamente le caratteristiche di tutti i giocatori. La grande popolarità di questa società nasce anche grazie ai successi su Chelsea, Liverpool, Manchester City e United, squadre ricche e considerate pretendenti al titolo all'inizio del campionato. Ogni piccola squadra che nella storia recente del calcio ha compiuto qualche impresa memorabile ha un suo giocatore simbolo, che i tifosi ricordano per quella storia e citano sempre quando se ne riparla. Nell'Leicester sarà sicuramente Jamie Vardy, che segnando contro il Manchester United sabato 28 novembre 2015 ha battuto un importante record della Premier League, quello del maggior numero di partite consecutive segnando ben 14 gol in 11 match di campionato.